questa live, però ho avuto una giornata intensa di lavoro e certe notizie, le ho apprese solamente da pochi minuti. Vi ricordo che trovate il nostro blog, canaleforzalazio.com, vi ricordo YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. E vi ricordo anche il nostro store dove potete cominciare ad acquistare il nostro merchandising, i prodotti col marchio di Canale Forza Lazio. Potete anche richiedere prodotti personalizzati. Fatemi ringraziare l'azienda che ci supporta ormai da sempre, che è la nostra fedele azienda, e quindi sto parlando del ristorante La Palazzina. Trovate la locandina e tutto sui nostri social. Dopo aver fatto questa premessa, che sono un po' degli obblighi, diciamo, mettiamola così, da avere, perché ci sono degli impegni che si prendono, voglio arrivare al dunque di questo video. Ciao Matt, mi sembra che sei tu. Voglio arrivare al dunque di questo video che ho appreso solamente pochissimi minuti fa, della scomparsa del presidente Gianmarco Calleri. Gianmarco Calleri, per i più giovani, è poco o niente, è un nome che forse risulta anche sconosciuto. Gianmarco Calleri, per quelli della mia età, nello specifico per me, è sabato la festa di Fabrizietto, ragazzi. Il primo vero presidente post Chinaglia, che insomma avevo praticamente 12 anni, cominciavo a star male di Lazio, ad avere quell'amore forte di Lazio, da sempre laziale, però quella è l'età, 10-12 anni, in cui la mia lazialità è venuta fuori con tutta la sua prepotenza. E quindi Gianmarco Calleri in qualche modo rappresenta il mio primo presidente, ecco, se vogliamo metterla, ciao Cioco, se vogliamo metterla così, il presidente che ha portato a Roma Thomas Doll, i tedeschi, Riedel, questi sono tutti giocatori che magari per voi più giovani non vi dice niente, Rubens Sosa, Nanu Galderisi, e potrei fare una lista stratosferica. E la notizia della morte di Gianmarco Calleri mi ha colpito anche perché, ecco, poi vedi, ho fatto tanti acquisti, ho dimenticato quello più importante, anche se solo in seguito si è capito che dietro la manovra legata a Gascoigne c'era già Cragnotti. Cragnotti è poi colui che è subentrato a Gianmarco Calleri. Con il fratello aveva preso la Lazio, una storia molto simile a quella di chi poi l'ha preceduto, di Cragnotti, anche Cragnotti col fratello, grande laziale. E perché Calleri, devo dire la verità, per i ricordi vaghi di stadio che ho, ripeto, immaginate un bambino di 12 anni, 13 anni, 14 anni che va allo stadio e vive l'epoca Calleri. Non è stato proprio un presidente amatissimo, eh? A me, mamma mia, non riesco a leggere, ragazzi. A me regalarono una maglietta di Madonna, sì, la numero 7, Madonna proveniente dall'Atalanta. Ecco, per esempio, non è stato proprio un presidente amatissimo, eh? Aveva i suoi modi un po' burberi di porsi alla tifoseria, anche nei confronti della stampa spesso era così, era burbero. Poi dopo la Lazio è ritornato in Serie A essendo presidente del Torino, e non vi nascondo, ragazzi, che scattano certi pensieri quando accadono queste cose.
non vi nascondo che un anno fa la morte di Pino Wilson mi ha colpito molto da vicino, perché eravamo amici, ragazzi, messaggiavamo, ci conoscevamo al mare, passavamo la giornata al mare sotto l'ombrellone a farci il bagno insieme. Quindi la morte di Pino Wilson mi ha colpito in maniera devastante. E con lui ho avuto il piacere poi di conoscere anche Pulici. Pulici era il portiere della mia prima Lazio, della piccola Lazio che giocava in Serie B. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al punto che mi prende un'amarezza, una tristezza fortissima quando accadono queste cose, perché sono quelle cose che ti riportano, ti ricatapultano in maniera violenta su questa terra, sulla vita. E il tempo passa. Scusate perché sono davvero molto emozionato. Il tempo passa. Questo è il segno tangibile che il tempo passa. E alcuni personaggi che hanno fatto parte della tua vita. Tu andavi a comprare il Corriere dello Sport, spesso leggevi le dichiarazioni dei Galleri, oppure vedevi le sue foto, le sue interviste. Ecco, e questo è piccoli pezzi della tua vita che piano piano, come una foglia che si secca e cade dal ramo, volano via, vanno via. E questo mi manda proprio fuori di testa, vi dico la sincera verità, mi manda davvero fuori di testa. È il tempo che passa, forse fatico ad accettare proprio il passare del tempo, non lo so ragazzi, onestamente forse è questo, sta qui la spiegazione. Ma comunque detto questo, torniamo a noi perché le cose mie personali interessa ben poco alla gente e questo è pure giusto che sia così. Galleri è colui che ha rappresentato l'anello di congiungimento tra la piccola Lazio, la Lazio che si è salvata in extremis, la Lazio che ha rischiato il fallimento, la Lazio dei meno 9. Io vi dico la verità. Ieri c'è un altro passaggio dell'intervento del nostro Marco nel post partita che mi ha un pochino ferito. Poi ripeto, è giusto che ognuno abbia il proprio pensiero, soprattutto quando chi come Marco lo espone con la massima educazione. Quando ha detto che noi laziali viviamo solo di ricordi, no, solo di ricordi no, però viviamo anche di ricordi, quello sì, perché grazie al cielo il tifoso laziale può dire di avere una grande storia alle spalle, indipendentemente da quello che è i trofei che hai vinto. C'ho un magone che non ve lo potete immaginare. A me queste cose mi colpiscono, ragazzi. Infatti ero tentato di non andare in diretta. Quindi Galleri ha fatto parte della storia della Lazio. È quella Lazio. Quella Lazio che si è salvata col Vicenza, quella Lazio che è andata a giocare gli spareggi a Napoli, quella Lazio che ha vinto col Campobasso, quella Lazio col Taranto, le partite, la Lazio che si è salvata, la Lazio che l'anno dopo è venuta in Serie A, al primo anno di Serie A ha vinto il derby col gol di Paolino Di Cagno, che era un ragazzino appena sbocciato dalla primavera. Questa anche è Lazio. Io questi ricordi non li voglio cancellare. Non li voglio cancellare, se per qualcuno i ricordi sono un fardello, sono qualcosa di negativo, perché magari si ha una percezione del fatto che il tifoso laziale è ancorato solo ai ricordi, questo è sbagliato. I ricordi, lo ribadisco, un concetto importante, questo lo dico soprattutto per i più giovani, se uno ha dei ricordi ai quali ancorarsi, vuol dire che ha dietro di sé una grande storia e questo secondo me mi permetto di dire col massimo dell'orgoglio che la Lazio è questa, è il caso della Lazio. E quindi dopo Pulisic, dopo Wilson,
dopo tanti altri giocatori, adesso non voglio fare il torto a nessuno, dirigenti, comunque ci lascia anche Gianmarco Calleri. Passa il tempo, ragazzi. Ecco, magari, e poi chiudo sto video perché concettualmente ho detto ben poco e sto parlando a vuoto perché sono in grande confusione, però quello che devo dire ho detto. Chiudo questo video cercando di aggrapparmi a qualche cosa di positivo. La gente passa, passeranno tutti, passerete voi, passerò io, passeranno i giocatori, passerà tutto. Ma alla fine, amici miei, la cosa bella, bellissima, è che a unire le generazioni c'è un piccolo particolare assolutamente non trascurabile, ossia che la Lazio resta, che la Lazio resta, ragazzi miei. La Lazio resta e dobbiamo proteggerla con tutte le nostre forze. E io vi dico la verità, mi volete ferire, non mi dovete offendere la famiglia, non mi dovete dire una parolaccia, mi fate male, mi faccio male, provo del dolore a livello di sentimento quando alla Lazio, a far male alla Lazio non sono fattori esterni, ma è il laziale stesso. E a me sta cosa, ragazzi miei, mi ferisce da morire. E quello, ripeto, io ancora mi porto gli strascichi del post partita di ieri sera. Vi saluto. Un Manuel addolorato per la scomparsa di Gianmarco Galleri, un Manuel dispiaciuto, ferito ancora, per quello che è successo ieri nel post partita di Lazio a Zeta, ma non parlo solo di quello che è successo sul nostro, nella nostra diretta, no, parlo proprio in generale, parlo proprio dell'ambiente laziale, che è così, c'è poco da fare, ragazzi miei, c'è poco da fare. Vi mando un abbraccio forte, ci vediamo col prossimo video di domani, sempre, sempre, Forza Lazio, ancora un bacio forte al presidente Galleri e a tutta la sua famiglia. Ciao ragazzi, forza Lazio a tutti.